Passiamo adesso all'oggetto 87, un'interrogazione presentata dai consiglieri Carbonari e Liberati all'assessore Bartolini. Mancata rotazione del personale dirigente della Regione Umbria, nonostante quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore e dal piano nazionale anticorruzione. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie, Presidente. Dunque, faccio riferimento, appunto, chiedo con questa interrogazione di avere dalla Giunta lumi sull'applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione, poiché quello appunto nazionale del 2016, l'ultimo approvato, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione quindi di concrete misure per prevenire questa corruzione. È un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e all'interno di essa le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati. Nella normativa nazionale, in particolare la legge 190/2012, nella versione vigente attualmente, e quindi il piano nazionale anticorruzione, prevedono la rotazione del personale dirigenziale come misura di prevenzione della corruzione. Quindi deve essere posta in essere una logica di complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, chiarendo che va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e per quanto riguarda i dirigenti la rotazione ordinaria è opportuna che venga programmata e sia prevista nell'ambito di un atto generale approvato dall'organo di indirizzo politico. In definitiva, considerato che il piano triennale della prevenzione della nostra regione non risulta che questa misura sia stata adottata, poiché da me domandato agli uffici, alla responsabile del piano anticorruzione, mi sono sentita rispondere che la Regione Umbria non ha ritenuto di adottare questa misura nel proprio piano, allora io volevo domandare alla Giunta, domando in questo momento alla Giunta, la ragione per la quale la nostra regione non ha applicato questa misura e se è nella sua intenzione quella di applicarla per il futuro. Grazie. Grazie, prego Assessore Bartolini. Allora, l'occasione è utile per chiarirci anche su questa misura, che è una misura molto importante dal punto di vista organizzativo, che era appunto la questione della rotazione dei dirigenti come misura di anticorruzione. Io do dei dati innanzitutto, poi farò una breve considerazione. Noi come giunta regionale abbiamo proceduto l'anno scorso, prima dell'entrata in vigore del PNA, nell'ambito della riorganizzazione che è partita a febbraio 2016, a fare l'avviso di manifestazione di interessi per la copertura degli incarichi dirigenziali triennali. Le nomine sono avvenute a maggio del 2016, il piano nazionale cui lei fa riferimento è stato approvato ad agosto, quindi noi le misure organizzative le abbiamo prese. Comunque le posso anche dare un dato, anche verificato dall'OIV che si è recentemente insediato, che all'esito di questa manifestazione degli interessi il risultato della rotazione ha portato a un 17%, quindi il 17% del personale dirigenziale è rotato e la rotazione continua e continuerà per alcuni motivi. Il primo, il piano che abbiamo appunto recentemente approvato lo scorso mese, che ricordo è stato partecipato e oggetto di un dibattito pubblico e anche in quell'occasione, forse in quell'occasione, queste problematiche si sarebbero potute prendere in considerazione perché è aperto anche naturalmente all'apporto dei gruppi consiliari e dei movimenti politici. Questo tanto per essere, e non è arrivato niente da questo punto di vista. Comunque, nonostante questo, nel piano sono previste alcune cose.
Nel corso del 2017 sarà completata la mappatura dei processi, procedimenti e attività dell'ente, con individuazione dei maggiori rischi di potenziali fenomeni corruttivi. Abbiamo tra l'altro a questo proposito implementato il programma G-Zoom, che è un programma che consente alla struttura anticorruzione della regione di monitorare in tempo reale queste problematiche. Sempre nel piano è previsto che nel primo semestre del 2018 sarà possibile predisporre sulla base della mappatura effettuata un piano di programmazione e di rotazione sia dei dirigenti che di responsabili, che già, ripeto, è avvenuto e sta avvenendo. Le aggiungo alcuni dati. È mio intendimento di portare, è pressoché completato, gli obiettivi per i direttori e, su esplicita richiesta dell'OIV, cioè l'organismo interno di valutazione, verrà inserito, e questa sarà la proposta della Giunta, di mettere tra gli elementi di valutazione dei direttori e dirigenti proprio l'attuazione di misure anticorruzione, tra cui anche la rotazione. Stiamo predisponendo anche, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ed è un dibattito in Giunta che è in fieri ma in corso di definizione, stiamo predisponendo la manifestazione degli interessi per le posizioni organizzative, che è un altro aspetto molto importante. Tra i criteri che metteremo nella delibera di Giunta ci sarà quello appunto di tenere presente il criterio della rotazione. Da ultimo aggiungo che nelle prossime settimane l'assessorato da me diretto presenterà in Giunta la riforma dell'organizzazione regionale. In questo testo ci sono anche delle norme su accountability e rotazioni dirigenziali. Grazie, prego consigliera Carbonari. Sì, allora apprendo così i dati che lei oggi ci ha trasferito, però farò un'apposita richiesta scritta per ottenere un elenco dettagliato, chiedendo anche di indicarci da quanti anni i dirigenti che attualmente sono in carica sono in quel determinato, si occupano di quella determinata materia, e quindi così potremmo valutare tutti quanti e poi anche i programmi, no? Quelli che appunto lei mi ha appena detto. Quindi a breve vi farò una richiesta e poi in questo momento mi dichiaro parzialmente soddisfatta, se non altro per quello che lei sta programmando, perché la Giunta sta programmando di fare. Però siccome tra le parole e i fatti c'è sempre, no, una bella distanza, per cui chiederò dati e poi ne parleremo in commissione. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 89. È una interrogazione presentata dal consigliere Nevi, rivolta all'assessore Chianella. Intendimenti della Giunta regionale ai fini della realizzazione dello svincolo di Scopoli in territorio del comune di Foligno lungo il nuovo tracciato della strada statale numero 77 della Val di Chienti. Prego, consigliere Nevi. Grazie, Presidente. Mi fa piacere pure che ci sia la Presidente Marini, perché si ricorda bene la vicenda di Scopoli. Purtroppo pochi giorni fa abbiamo avuto una pessima notizia, grazie all'onorevole Lanfranco che ha fatto un'interrogazione al governo, e abbiamo scoperto che lo svincolo di Scopoli praticamente è uscito dalle priorità del governo nazionale e soprattutto dal completamento dell'asse viario Foligno-Civitanova Marche. È una notizia gravissima sulla quale non intendiamo, diciamo, così tacere, e anche perché tutti si ricorderanno che tra l'altro su iniziativa del consigliere Leonelli, mi pare nel 2015, avevamo fatto un atto di indirizzo di tutto il Consiglio regionale in cui si invitava la Giunta regionale ad adottare ogni iniziativa, cito testualmente, finalizzata a scongiurare la mancata realizzazione dello svincolo di Scopoli, interessando del problema il Ministro e poi riferire all'Assemblea legislativa. Come spesso accade purtroppo
gli atti di indirizzo di questa assemblea legislativa vengono considerati carta straccia dalla giunta regionale, quindi non avete più riferito all'assemblea legislativa sugli esiti degli incontri per gli atti conseguenti a tutela anche normativa delle opportunità di un'area fondamentale dell'Umbria, e ne siamo venuti a conoscenza di questa cosa attraverso un'interrogazione parlamentare appunto del nostro deputato Lanfranco. Quindi alla luce di tutto questo e alla luce della rinnovata strategicità dello svincolo di Scopoli anche a seguito delle interlocuzioni che ci sono state a livello nazionale, vorremmo sapere quali iniziative si intende, la giunta regionale intende mettere in atto per scongiurare che questa sia l'ennesima promessa reiterata nel tempo, tra l'altro anche dal sindaco di Foligno ultimamente c'erano state rassicurazioni che l'iter stava andando avanti, insomma, e quindi che non sia l'ennesima promessa che cade nel vuoto, ma che si doti quel territorio dello svincolo che è da tutti ritenuto necessario e anche dal Consiglio regionale dell'Umbria alla unanimità. Grazie. Grazie consigliere Nevi, prego assessore Chianella. Grazie presidente, grazie consigliere. La giunta regionale è per la realizzazione del vincolo di Scopoli, lo è sempre stata dall'inizio e sostiene questa ipotesi e questa possibilità. Ricordo che nelle diverse interlocuzioni che ci sono state anche in consiglio su questa questione è stato diciamo così descritto l'iter che fu a suo tempo seguito rispetto a questo svincolo diventato poi mini svincolo, quindi per la riduzione dell'impatto ci sono tre versioni che la regione dell'Umbria ha sostanzialmente licenziato a suo tempo, per cui la giunta regionale ovviamente è per lo svincolo di Scopoli. Le questioni in seno all'interrogazione del consigliere Nevi è che rispetto a questa questione la Giunta regionale ha formalizzato diverse lettere ovviamente al Ministero degli Interni, al Governo rispetto a questa cosa, ma ci sono delle novità ultime tra virgolette in una interlocuzione che abbiamo avuto circa 20 giorni fa, alla quale ho partecipato io in sostituzione della Presidente rispetto alle questioni del terremoto. Ora, nei programmi più generali del terremoto, sia in fase emergenziale che in fase strategica, il Governo ha intenzione di individuare delle infrastrutture che possano ritenersi strategiche in caso di eventi, in questo caso sismici o comunque calamità naturali in genere. Ho sollevato il problema di Scopoli di fronte al Ministro Delrio, il quale ovviamente conosceva la situazione e ha preso atto del vincolo di Scopoli, ha ripreso atto sostanzialmente del vincolo di Scopoli. Ora, le risorse che il Governo vuole mettere in campo rispetto alle questioni strategiche sulle infrastrutture a seguito del terremoto e nelle zone ovviamente interessate dal terremoto sono consistenti nel corso degli anni, quindi questa può essere una riapertura, diciamo, della questione del vincolo di Scopoli. Alla luce di questo c'è un'ulteriore lettera fatta dalla nostra Presidente, che qui con noi può anche volendo confermare, il 21 febbraio scorso appunto al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una riapertura dell'interlocuzione sul vincolo di Scopoli. Ovviamente dal 21 febbraio a oggi non abbiamo avuto risposte rispetto a questo, ma ci aspettiamo che ci sia appunto una risposta. Dico semplicemente che rispetto all'impatto ambientale, dal punto di vista tecnico, noi non consideriamo che ci sia un grande impatto ambientale, tenuto conto che chi conosce i luoghi sa che ormai lì con la realizzazione delle due gallerie l'impatto è stato già definito, già purtroppo, diciamo, ma purtroppo e per fortuna, perché la realizzazione del 77 è stata ritenuta ovviamente un'infrastruttura strategica e quindi doveva essere realizzata. Quindi da parte della Giunta regionale c'è la massima attenzione su questa questione, c'è una riapertura di una interlocuzione con i due ministeri e la volontà è quella della realizzazione. Grazie. Grazie. Sì, la Presidente Marini chiede di intervenire, rompiamo gli schemi. Prego, Presidente. Per riaprire il percorso, se no interpretiamo anche in maniera strana la risposta del Ministero delle Infrastrutture. Il Ministero delle Infrastrutture non riapre il percorso relativo allo svincolo
fino a quando non si supera il diniego che ha messo il MIBACT con il vincolo ambientale, motivo per il quale la Regione ha avviato un confronto con il Ministero, ci è stata data questa disponibilità, motivo per il quale abbiamo fatto la lettera, con la Direzione Generale del Ministero MIBACT, affinché si possa riesaminare il tema del vincolo ambientale, superarlo e quindi riprendere il percorso che riguarda poi la parte infrastrutture sia finanziaria sia di realizzazione. Quindi il tema centrale oggi non è nel Ministero delle Infrastrutture in questo momento, il momento centrale è nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che avendo apposto un vincolo di fatto rendono impossibile la progettazione e anche l'esecuzione dei lavori. Noi riteniamo, come ha detto l'assessore, e credo che in questo sia chiaro anche al Ministero stesso e anche alla struttura tecnica del Ministero, quello che abbiamo sempre sostenuto come Regione, che avendo realizzato una quattro corsie e quindi avendo inserito ambientalmente in quel territorio una quattro corsie, diventa molto anomalo che si consideri invece di impatto ambientale uno svincolo quando abbiamo realizzato una quattro corsie con tutte le gallerie connesse e tutti i viadotti che sono connessi. Quindi la Regione seguirà, e avendo seguito la procedura formale di una comunicazione al Ministero per riaprire la questione Ministero MIBACT, quindi Beni e Attività Culturali, e successivamente con quello Infrastrutture per la sua realizzazione. Abbiamo anche nel fascicolo a disposizione di ANAS del Ministero Infrastrutture per gli interventi straordinari post-sisma evidenziato che questo svincolo sarebbe stato molto utile e funzionale anche nella criticità sismica di quell'area, perché avrebbe dato una connessione con una parte della vallata, in particolare tutta la zona di Sellano che è stata interessata, e alle attività, oltre che alle case, alle attività che lì sono ubicate, anche in termini di viabilità più complessa di mezzi pesanti, di mezzi straordinari anche connessi ai soccorsi, dimostrando che questo svincolo, oltre ad essere a servizio della popolazione che lì vi risiede, ha una funzione strategica di interesse regionale. Quindi da parte della Giunta regionale non solo noi confermiamo in maniera molto ferma la nostra posizione, ma ci stiamo attivando e spero che l'attuale direttore generale del MIBACT in sede tecnica possa riesaminare questo tema e supportare in questo caso la Regione e il Governo stesso nella parte infrastrutture per riprendere in piedi il progetto. Nevi, pardon. Ma sì, ogni tanto mi sembra un po' di sognare, nel senso che questo era il dibattito che abbiamo fatto a novembre del 2015 e l'abbiamo fatto a novembre del 2015 perché c'era un problema, cioè evitare la distrazione delle risorse su altri interventi, e quindi avevamo detto facciamo in modo che il MIBAC tolga il vincolo in modo che si possano utilizzare le risorse ultime della realizzazione della Foligno-Civita, e questo era, si era detto qua in Consiglio regionale, e in modo che a tempo un anno possa diciamo partire l'iter di realizzazione dello svincolo. Quindi in questo però anno e qualche mese purtroppo evidentemente non è stato fatto nulla, fin quando un giorno ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che lo svincolo è uscito da tutte le priorità, che il vincolo, che c'è lo svincolo e il vincolo del MIBAC, del Ministero dei Beni Ambientali Culturali, sta ancora lì come c'era nel 2015. Ecco, l'impressione è che veramente qui il tempo si ferma, il problema è che in altre zone d'Italia invece il tempo va avanti e le infrastrutture si realizzano. Io penso che non sia più il tempo di scrivere lettere burocratiche, penso che sia il tempo di operare
cambiare, andare da Franceschini, che vedete spesso anche perché è leader in una corrente importante, quindi vi vedrete anche per il congresso, e gli dici: guarda, il problema qui è un problema serio, perché questo è uno svincolo fondamentale. Non è che dobbiamo parlare col Papa, dobbiamo parlare con Franceschini. Vi siete visti 3-4 direzioni, 5 direzioni avete fatto, io penso che in un anno e mezzo si poteva. Quindi non è politico, favore, non è politico, favore, il problema allora, è affrontarlo, basta. Il problema per politico favore. È affrontarlo allora, il problema, qui, non, qui passa il tempo, le lettere, cortesia, le lettere burocratiche le cestinano, grazie, cioè qui il problema Nevi, è affrontarlo, quindi sono che abbiamo dedicato insoddisfatto a questa della interrogazione è più che ampio.